Oggi è il 24 di aprile del 2020. Sono venuto qua in una zona particolare, in queste terre, dove si trovano tante maestà come questa e dove tanti anni fa si è lottato per la libertà dell'Italia. In questi boschi, in queste terre di Lunigiana, di Carfagnana, della Liguria, dell'Italia, i partigiani hanno appoggiato gli alleati per far sì che ci fosse la libertà del nostro popolo. Sono state tante le persone che sono decedute, sono morte per noi, ed è giusto ricordarle, far sì che le nostre testimonianze dei nostri nonni, dei nostri bisnonni che ci hanno raccontato appunto quelle esperienze si tramandino nel tempo ai nostri figli, ai nostri nipoti, perché ormai siamo a una soglia, siamo al punto che chi ha vissuto la liberazione del 25 aprile, ormai queste persone sono sempre di meno. E lasciare appunto una testimonianza è importantissimo perché innanzitutto che non riaccadano quei momenti, ci auguriamo tutti che non riaccadano quei momenti drammatici e soprattutto per far conoscere degli aspetti che purtroppo ci affliggono ancora oggi nel 2020. Le dittature esistono ancora, ci sono dittature vere e proprie che si vedono in televisione, si vedono, si leggono sui giornali, e ci sono dittature mediatiche, ci sono dittature soprattutto economiche che ci costringono a fare delle scelte contro la nostra volontà. Noi viviamo in un paese dove la Repubblica regna, ma in realtà c'è una dittatura bianca, che è quella dell'economia. Lo stiamo vedendo ora col coronavirus, che non siamo in grado, cioè, di riuscire a farci aiutare da uno Stato che è dovuto andare a battere le porte a lungo e largo per tutta l'Europa e ha preso anche parecchi no. Io personalmente ho vissuto la più grande dittatura psicologica, fisica che una persona possa subire. Ho lavorato per una decina d'anni alle assicurazioni generali. Hanno cercato di uccidermi per due volte, ripeto, di uccidermi per due volte. Io questo l'ho già pubblicato in altri video ed è la conoscenza di forze dell'ordine, magistrati e quant'altro. Non riesco a farmi risarcire in nessuna maniera, perlomeno faccio conoscere al mondo, a tutto il mondo, quello che è il loro stile di vita. Se non sei come loro, loro ti emarginano, ti fanno fuori, ti portano proprio anche alla morte. Sono stato costretto a essere ricoverato al padiglione 11 del San Martino, che è un padiglione psichiatrico, ma per mia fortuna Dio, la Madonna, mi hanno aiutato. Mi hanno veramente aiutato e ho portato io la bandiera per dire che in tutta Italia bisogna affidarsi veramente a qualcuno che è sopra degli esseri umani. Se non credete non è un problema, andate avanti per la vostra strada, ma se Dio esiste e lo sta dimostrando, io ne sono uno, io sono una delle tante persone che è salva e veramente devo raccontare queste cose perché le assicurazioni generali usano stile Gestapo, stile SS, sono dei nazisti. Non hanno il coraggio di affrontare le persone in prima persona. Loro cercano di metterti in difficoltà, cercano di fare di tutto per farti cadere in delle trappole e avere ragione in tutte le maniere. Quindi mi auguro che le future generazioni non cadano, non diano più soldi innanzitutto alle assicurazioni generali e non cadano in trappole, nelle loro trappole soprattutto, perché
fanno delle cose veramente, veramente oscene. Anche Gentiloni, che l'ho visto nei video quando è andato alla sede di Mogliano Veneto, è schiavo di loro. L'hanno mandato in Europa per fare gli interessi dell'economia. Ma l'economia quale? Quella privata, quella delle multinazionali, quella delle banche, quella delle assicurazioni e via discorrendo. Allora vi dico, se avete qualcosa da dirmi, siete sempre in tempo a denunciarmi, non c'è problema. Tanto io, prima o poi, muoio. I video rimangono in tutto il mondo. Questa è la forza della tecnologia. L'uomo inventa la tecnologia e noi la usiamo per il bene. C'è chi la usa per per il male, c'è chi usa la tecnologia per il male e c'è chi la usa per il bene. Io penso di utilizzarla per il bene. E allora, domani che è il 25 aprile, i ragazzi, le persone che hanno un cuore verso la nostra patria, verso chi ha dato la vita, verso per noi, ricordatevi sempre, ogni giorno, che la libertà va conquistata anche a qualsiasi mezzo. Non c'è sorta, non c'è via di sorta. La libertà è una sola. Persa la libertà è finita. Quindi non cadete in trappole psicologiche o quant'altro che vi portino a fare delle scelte veramente che poi si ripercuotono per tutta la vostra vita. E ora, come in tutti gli altri video che ho fatto, le assicurazioni generali prenderanno spunto da ciò che dico per riversarmelo contro. Loro fanno sempre così, no? Lo fanno col Genoa, che l'hanno fatto retrocedere, lo fanno cercando di metterti in difficoltà, magari quando sei anche per strada. Se reagisci, ad esempio, a una provocazione, passi dalla ragione al torto, e quello non va fatto. La mia non è una provocazione, la mia è una testimonianza di vita. E quindi vi auguro a tutti un buon 25 aprile e ci vediamo prossimamente. No, devo...